Calata che cazzo. Vabbè. Dai. Tocca? Allora, buonasera a tutti, sono un avvocato, Maurizio Cercara, voi già mi conoscete. Questa sera parliamo di questo numero di New Scientist, che voi sapete che è la mia rivista. Io sono innamorato di questa rivista. Cioè, questo articolo però dell'agosto del 2016, voi direte, ma perché ne parla adesso? Perché io non è che leggo subito gli articoli, lascio passare un po' di tempo per tutta una serie di ragioni, anche perché io accumulo le cose da leggere. E purtroppo qui c'è un articolo sulla migrazione che è la quintessenza della non verità, perché qui si parla della migrazione solo... Ma infatti New Sciences, che tu dici è una grande rivista, fa parte di un certo gruppo di riviste che noi sappiamo bene, che servono a divulgare una certa cultura scientifica, precisamente orientata. Diciamo che a me questa cultura scientifica piace, fin tanto che poi loro hanno denunciato anche molte cose che io sono d'accordo, quindi in questo fatto qui, io tante conoscenze come la vostra non ce l'ho, ma in questo fatto qui, veramente la rivista è veramente censurabile, perché dice che siccome praticamente l'umanità per tanti millenni si è mossa, c'è stata sempre questa migrazione, non si riesce a comprendere perché, bisogna vederla come negativo. Poi, che cosa ma fa? Si scorda che nel frattempo, negli ultimi due secoli, sono nati gli stati, capito? Negli ultimi tre secoli sono nati gli stati che prima non c'erano confini, né geografici, né catastali, certo, né di nessun genere. C'era una differenza storica enorme. No, perché poi che cosa dice? Che il terrorismo e l'economia... l'insicurezza economica sono genuini problemi, ma l'ostilità agli immigranti è la peggiore risposta che si può dare a loro. E no, poi si discordano che sono nati gli stati indipendenti, gli stati governati da governi legittimi, con territori ben definiti e nazioni ben definite, etnie ben definite, distinte le une dalle altre, e questo fa finta che non succeda un cazzo, che non è successo niente in questi 3-4 secoli. Allora, eh sì, infatti, diciamo che poi che cosa fa? Perché questo c'è la pagina iniziale, che quindi già dedica a questo. Ma poi c'è l'articolo dentro in cui enumera tutti i fattori di positività, e dal punto di vista lavorativo, e dal punto di vista, addirittura praticamente genera l'immigrazione tutta una serie di meccanismi sociali che migliorano la cultura, che migliorano i rapporti sociali, che migliorano i rapporti con le istituzioni, che migliorano la creatività di un paese. Adesso io non sono qui in condizioni di poter dire tutto, ma vi assicuro che io per in inglese contesterò punto per punto, per quanto mi è possibile, quello che loro dicono, perché è veramente falso. Ora, che ci siano degli aspetti positivi dell'immigrazione è verissimo. Dove? Beh, ci sono una minima immigrazione, se si verifica. No, ci sono immigrazioni positive che sono sempre state, meno quella attuale. Tutte le altre sono state migrazioni, perché nessuno contesterà mai ai cosiddetti barbari di avere veramente rinnovato il sangue completamente esausto ed esangue dei latini, tanto per dirne una. E viva Dio che sono venute quelle popolazioni nordiche a rinfrescare il sangue italico. C'è un'altra emigrazione che è assolutamente positiva. Tutti i nostri giovani laureati, diplomati e con un minimo di iniziativa, non sono molti, ma ci sono, che emigrano all'estero. 100.000 all'anno, non sono pochi. Che emigrano all'estero, non solo trovano una sistemazione confacente alla loro capacità, che è riconosciuta in tutto il mondo, meno che in questo paese di tirani e di cialtroni, e non solo, quindi loro apportano obiettivamente la loro creatività, che è una creatività che già si basa sulle conoscenze da loro acquisite in Italia. Non dobbiamo dimenticare che, malgrado le università italiane siano totalmente in crisi, la formazione che dà l'università media italiana è superiore migliori a quelle che danno in quasi tutti gli altri paesi del mondo, e questo grazie a Giovanni Gentile, e queste cose le dobbiamo dire, che sono importanti. Queste sono migrazioni importanti. Poi la migrazione forzata nei nostri paesi, voluta da loro signori, serve semplicemente per colpire alle spalle le popolazioni più deboli sul piano del lavoro e della remunerazione.
E diciamo che quindi l'argomentazione che qui usa praticamente molti partiti populisti, loro li chiamano così, come se il populismo fosse una negatività. Il populismo è una delle massime aspirazioni della politica, dovrebbe essere, capito? Sì. Oh, poi dice, ma non è vero che praticamente la logica porterebbe a dire che i migranti portano una competizione e quindi diminuisce il lavoro. Dice, non è vero, perché non è che l'economia funziona così. Allora questo, negare questo aspetto, quando ci sono articoli come questi che spiegano come praticamente si è trovato in difficoltà il sesso più debole, occidentale, il sesso debole, senza famiglia, senza lavoro, senza prospettive, più debole, weaker. Allora praticamente ci dimostra invece il contrario, che ci sia un'intera generazione non ha più un lavoro. La situazione non è dovuta solo agli immigrati, ma è chiaro che gran parte dipende dagli immigrati, perché praticamente che cos'è che si nasconde dietro la questione degli immigrati? Che quell'articolo non lo dice per niente. Dice che migliora la cultura, l'espansione della società. Arrivano i re magi. Ecco, ma quello che dice sono delle cose incredibili. Adesso ve lo ripeto qualcuno. Espandono l'economia degli Stati Uniti, stimolano l'investimento e promuovono la specializzazione. E questo a lungo termine fa, diciamo, scoppiare la produttività. Ma roba da non crederci, c'è il mondo in crisi, il lavoro non c'è più, in America ha vinto Trump per questo motivo, perché i lavoratori non hanno più lavoro e qui mi dicono che l'immigrazione porta a questi risultati. Ma questo è veramente una... Ma perché non si dice la verità sull'immigrazione, che era quella che accennava il dottor Vitali? Che in realtà è uno sfruttamento nei confronti. È una schiavitù, esattamente come la tratta degli schiavi del XVI, XVII, XVIII secolo. Fatta sempre dalla stessa razza. Sempre la stessa etnia. Adesso, non toccate questi argomenti, per cortesia, perché non mi sono d'accordo, la Chiesa è sempre solito. No, diciamo le cose come stanno. È uno sfruttamento nei confronti di altri soggetti che, non essendo nelle condizioni di richiedere qualche cosa come lo richiedono gli occidentali, giustamente, per avere quel tenore di dignità di vita che è previsto dalle loro costituzioni e che è umanamente giusto, loro non gliene importa niente, quindi accettano cose incredibilmente negative e quindi si sfruttano. Questa è l'immigrazione, è uno sfruttamento, anche perché, anche qualora fosse vero tutto quello che dice il New Scientist, che veramente questo qui è un paradiso per la società, questo fenomeno dell'immigrazione, che come lo tocchi, che ovunque, da ovunque parte lo guardi, produce benessere, produce positività e non invece conflitti sociali, crisi, diminuzione del lavoro, povertà per tutti, sfruttamento, anche se fosse vero tutto questo, l'immigrazione sarebbe comunque un fatto negativo, perché tu utilizzi delle persone per sfruttarle. Poi su questo argomento noi ritorneremo su. Vi ringrazio per l'attenzione, perché mi dicono che non ho molto tempo. Come te dice, no, e quindi adesso io scriverò anche la risposta a questa cosa, perché non dicono l'altro aspetto, che c'è un... Certo. Ogni vicenda umana c'ha sempre un lato positivo e un lato negativo. Ma se tu il lato negativo lo escludi, e tu è quello da esaminare più a fondo. È sempre quello, il lato negativo che va analizzato. Perché, come diceva analizzato giustamente il dottor Ferniani, qui siamo di fronte a un'epoca in cui ci sono delle istituzioni che si chiamano stati. E i politici degli stati hanno l'obbligo, hanno il mandato di difendere istituzionalmente primi i propri cittadini. Perché questa regola non deve valere più e deve valere solo quella dell'immigrazione? Perché è nascosta questa regola? Perché è diventata quasi, nessuno la tira più fuori, un tabù, come se non esistesse più? Ah no, hanno ragione Trump, ha ragione la Le Pen, ha ragione il leader olandese, ha ragione la Theresa May. Bisogna difendere prima i nostri cittadini. Bravo.
se si vuole raggiungere un'economia sana e stabile. Poi i rapporti con gli altri stati devono essere coltivati in un clima di armonia, di cooperazione, di parità, di sempre. Parità, di cooperazione, eccetera. E questo è positivo. E nell'ambito di questo ci deve essere anche un'accettazione dell'immigrazione e l'aiuto a queste persone del loro paese, perché devono essere aiutate, non in questa maniera proprio. Quindi mi dispiace per la mia rivista, che io amo tanto, ma ha preso veramente un granchio, e con questo articolo ha veramente dimostrato di essere dalla parte sbagliata, sotto tutti i punti di vista. Il primo è di carattere spirituale, perché non hanno capito che la migrazione, come Giorgio ha studiato, è un fatto di sfruttamento antiumano e anticristiano. Purtroppo, speriamo che la mia lettera ti aiuti un po'. Vi ringrazio a tutti, buonasera a tutti. Good night! No, è proprio necessario.